Come al solito si lavora di gran lena qui, eh? Ritornate al lavoro, su. C'è sempre il capo rompiscatole. Sì, parla tanto lui. Tra 2 anni se ne va in pensione ed è ancora abbastanza giovane. E vorrei vedere con che pensione. Eh già, a noi se ci va bene quando sarà ora ci daranno 2 lire. Vabbè, pensa a chi sta peggio. Per il ragazzino la pensione è pura fantascienza. Più facile che si metta a fare le magie come Harry Potter che diventi un pensionato. E fu quel giorno che feci la cosa meno cool che un giovane della mia età potesse fare. Codice differente, quindi sicurezza assoluta. Vedete la mia faccia? Ecco, è quella di uno che non sa nemmeno di cosa si sta parlando. Perché la sua testa è migliaia di chilometri di distanza a vedere la faccia sorpresa di una ragazza bionda davanti a fiori e cioccolatini. Capisco. Bene. E poi ti do anche questo. Ah, è un gadget, tipo i calendari che date a fine anno. No, è un token. Vabbè, ma si può così, dico io. Cioè, puff, sparita. Né una mail, né una lettera. Sono 2 giorni che non appare in chat. 2 giorni. Non so nemmeno se ha ricevuto il pacco. Il pacco? Che pacco? Le ho spedito delle rose, dei cioccolatini e anche un biglietto per Lecce. Te sei fuori. Lei che a volte mi confonde, a volte mi sorprende, poi dietro le tende vuole far l'amore con me. Gira con me, portami dentro di te, prendimi e fammi girare, scivola dietro le onde, fammi amare stare male, eccomi dentro di te, prendimi e fammi girare, scivola dietro le onde.